Scusate se l'ho fatto un po' tardi, ma non sto a casa mia. E quindi, però, eccolo qua. Ho appena avuto l'occasione di fare il video subito. Eccoci qua, l'ho colta subito perché è giusto che comunque non voglio mai farmi mancare qualcosa, tranne appunto la partita dell'Italia col Belgio. Parliamo subito della partita, perché c'è da parlare, c'è da lì un po' delle cose. E io non dico che dopo la partita con Verona tocca vincere tutte quante, ma almeno a tenere una partita fino all'ultimo minuto. Fino all'ultimo minuto. Perché non è possibile che tu vai in vantaggio due volte e due volte ti fai recuperare. Ma ti fai recuperare due volte in un modo scandaloso. In modo scandaloso ti fai recuperare. Ti fai recuperare con dei gol che veramente inevitabili. Cioè, non inevitabili, scusa. Comunque, occasioni che potevi risparmiarti perché comunque stavamo. Ecco, primo tempo era finito, stavamo al 48esimo un altro po'. Ma se c'è sbaglio l'intervento. Acerbi, secondo me, non accorcia bene su Zapata. Poi Reina pure ci mette del suo, secondo tempo abbiamo fatto fare girata a De Ron, abbiamo fatto far tiro al volo a De Ron. De Ron, come cazzo ti chiami? Gli sai che dorme, gli sai che dorme, guarda la palla, non guarda il gioco, non guarda l'uomo. Pure con Bologna, la stessa cosa sul colpo di testa di coso, di teatri lì, come cazzo ti chiami quell'altro? Cioè questi sono errori proprio colossali che veramente butta una partita, perché è una partita che hai giocato secondo me veramente in modo perfetto. La Lazio ieri veramente una partita straordinaria, ieri veramente una partita che abbiamo giocato veramente molto molto bene. Ieri migliore in campo Pedro è come secondo Immobile. Dico secondo Immobile no perché cose, ma hai guagliato Piola, hai guagliato qua, hai guagliato là, hai guagliato qui, tutto quello che vi pare, ma Pedro perché è sempre l'unico che ci mette l'anima. L'unico che corre sempre, l'unico che lo trovi sempre a scattare a 34 anni. Mentre Luis Alberto, ecco, pure lo stesso Milinkovic non mi è piaciuto ieri pure. Perché dai, ci stanno dei momenti no, però quando c'è da dire che non ha giocato bene, c'è da dire che non ha giocato bene. Perché lo sappiamo tutti che Milinkovic quando sta in partita e quando vuole fa veramente no, serio, però comunque quando vuole sta in partita per davvero. E giocare a pallone è imprendibile. È imprendibile fisicamente e soprattutto anche proprio comunque in mezzo, fisicità in mezzo al campo. Che proprio non gli prendi il pallone. Invece ieri filtranti, colpi di testa, niente. Colpi di testa si è fatto anticipare 2 o 3 volte da Koop Meiners lì. Un filtrante per Felipe Anderson a un certo punto è il primo tempo, è andata corta, Felipe Anderson sta andando in porta. Cioè questi sono errori che in Serie A non puoi fare. Luis Alberto ieri partita come al solito così, nel senso sì, vabbè, per carità, leggermente meglio, comunque ha fatto un bel suo anche in difesa, dietro, ma per il resto io veramente, boh, senza parole, cioè nel senso. Mi aspettavo molto molto di meglio il centrocampo, che se salvò soltanto Cataldi. Cataldi partitone, Cataldi ha fatto una partita pazzesca. Una partita pazzesca, Cataldi una partita magnifica. Anche sul primo gol fa un lancio bellissimo Immobile che con parata di Musso sul tiro di Ciro e Pedro l'ha piazzata lì, col sinistro lì, in uscita di Musso. Ma il lancio bellissimo di Cataldi, che sta veramente facendo veramente molto molto bene con Sarri. Molto bene. Ma perché questo si sapeva già da tanto tempo. Io Cataldi, che ho detto, io all'inizio di amichevole ho detto, sta a fa schifo perché? Perché non gli va di giocare. Perché se gli va di giocare come a lui e come a tutti quanti, di giocare a pallone,
soprattutto di sentire quello che dice Sarri, come vuole il gioco suo. Da non appressare, essere i passaggi rapidi, passaggi veloci, impostazioni, cioè passaggi convinti, convincenti, aggressivi devono essere. Ecco che succede, che vai a un passo da vincere a Bergamo, vai a tanto così da vincere a Bergamo. E invece no, perché poi c'è Isai che te fa buttare la partita, perché è colpa di Isai il gol, raga. È colpa di Isai. Non è colpa manco del coso che Immobile esce in tramurici. Perché lì, sai, santici padron, ci fa vincere la partita. E adesso abbiamo preso 3 punti che erano pesantissimi. Perché andavamo a 20 punti, andavamo, e andavamo quarti. Ok, rieccomi qua. Allora, stavo dicendo, che okay, se è rotto, scusate. Ahi, sai. Vabbè. Ci fa perdere la partita, come ho detto, e quindi non era il problema di Murici che è entrato, che stava a sentire radio perché stava bene qui in questa casa, che sto con gli amici fuori per Halloween. E ripeto, partita buttatissima secondo me per colpa di errori difensivi che dobbiamo migliorare, perché è da anni che c'erano queste cose, anche con Inzaghi ce l'hanno avute, quindi tocca eliminare sta cosa. Assolutamente, perché se no non puoi essere una squadra che compete per punti alti della classifica. Quindi io, vabbè, volevo giusto finire questo discorso. Ripeto, la prossima, adesso abbiamo giovedì in Marsiglia, in casa loro. Sarebbe una grande cosa prendere 3 punti lì, veramente sarebbe una grande cosa prendere 3 punti lì, come abbiamo fatto anche nel 2019, che abbiamo vinto 3-1. Magari se ricapitasse una cosa del genere sarebbe perfetto, perché magari sarei primo in classifica, anzi può vedere. Comunque, io vi saluto qua, raga, sempre e comunque forza Lazio, belli, raga.